Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Sesto appuntamento stagionale con Handball Mania. E che appuntamento, ospite d'eccezione questa sera. È Settimio Massotti, recordman di presenze con la nazionale italiana, 303. Tante presenze in azzurro, nessuno ha fatto meglio. Un onere, anche un onore, no? Per te che hai vissuto tanti momenti importanti con la maglia della nazionale italiana. Buonasera a voi e buonasera a tutti gli appassionati. Sì, certamente è un onore anche perché vestire la maglia azzurra per me è sempre stato motivo d'orgoglio e irrinunciabile a niente. Questo forse ha permesso anche di raggiungere questo record perché rispondevo sempre presente a ogni convocazione. Anche quando non eri proprio al top delle Sì, condizioni oppure che fisiche. c'erano tornei dove altri forse riposavano, io preferivo sempre andare. Ero molto legato alla maglia azzurra. Ecco, ma chi è Settimio Massotti? Soprattutto a beneficio dei più giovani. Matteo Aldamonte tratteggia il profilo del nostro ospite di questa sera nel servizio che mandiamo in onda. Giocatore italiano di pallamano del secolo, basterebbe questa definizione datagli dal Corriere dello Sport nel 2000 per racchiudere i titoli, l'esperienza, la forza di Settimio Massotti, storico terzino e capitano dell'unica nazionale italiana scesa in campo in un'edizione dei mondiali nel 97 a Kumamoto in Giappone, in quella dell'argento ai giochi del Mediterraneo sempre nel 97 a Bari e in una degli europei l'anno dopo da padroni di casa in Alto Adige. I numeri certo aiutano a comprendere la grandezza dell'atleta, di ciò che Massotti è stato sul campo per il nostro movimento. Tanto per iniziare, suo il record ogni epoca di presenza in nazionale, 303 in totale con più di 9 anni con la fascia da capitano al braccio. Una nazionale di cui è stato anche vice allenatore e poi, dal 2002 al 2005, direttore tecnico. Due le costanti nella sua carriera, la maglia azzurra ovviamente, ma anche i gol. Tanti, quasi 4.000 nel suo girovagare che lo ha portato a vestire negli anni le maglie della sua Teramo, città natale prima patria sportiva e poi di Forze Armate, Gaeta, Trieste, Prato, Rubiera e Ascoli. Titoli vinti tutti e tante volte, 4 scudetti, 3 edizioni della Coppa Italia. E come da giocatore, anche nella carriera da allenatore, è partito dalla sua città, da Teramo. Poi Città Sant'Angelo, l'esperienza a Casarano con una finale scudetto, infine ancora Teramo, stavolta sponda femminile, condotta sino alle semifinali per il titolo italiano e della Coppa Italia. In estate un'altra novità, una nuova sfida, ripartendo ancora una volta da lì, da Teramo. La direzione tecnica dell'handball Francesco Torelli con l'occhio stavolta rivolto ai giovanissimi. Lezioni di pallamano e di sogni, ha scritto il club abruzzese nell'ufficializzarne l'incarico. Ecco, sogni. Come quelli dei ragazzi, teramani e non, che sognano appunto una carriera indimenticabile come quella di Settimio Massotti. Chiama palla Massotti, entra e segna. Allora, qualche capello in più, qualche chilo in meno, Certo. dalla maglia azzurra alla direzione tecnica della scuola di pallamano del Francesco Torelli. Insomma, è una passione che non si spegne mai, un sacro furore agonistico quello che caratterizza la tua carriera, la tua vita, no? Sì, assolutamente. Devo dire, io devo ringraziare questo magnifico sport perché mi ha dato tanto. Io ho dato tanto, ma ho anche ricevuto tantissimo. Esperienze indimenticabili che sono cose che non si possono raccontare, cioè se le vivi capisci proprio il senso. E questa nuova avventura mi ha subito entusiasmato perché diciamo che nella mia carriera si può considerare una prima volta perché ho sempre allenato i senior. E adesso mi crea molto entusiasmo perché un po' mi ricorda anche quello che è I giovani stato ti fatto, rigenerano poi, sì, no? quello che è stato fatto anche verso di Certo. me. Ai tempi si lavorava moltissimo sui giovani, tanti allenatori dedicavano molto anche dal punto di vista tecnico E questo individuale. bisogna in qualche Sì. modo riattivare questo ciclo. Abbiamo in collegamento telefonico Gianluca Brasini, che è stato compagno di squadra e di nazionale di Settimio Massotti ed è attualmente consigliere federale della FIGH. Salutiamo, ciao Gianluca, buonasera. Ciao Gianluca. Ciao a tutti, ciao Sergio, Ciao, ciao. ciao. Ben Allora, cosa ha risentito. rappresentato per la pallamano italiana Settimio Massotti come atleta? Poi al limite parliamo anche dell'uomo. Beh, Massettino ha attraversato gli anni più belli della pallamano italiana, e li ha attraversati non certo da comparsa, ma da protagonista. E quindi è stato il capitano della nazionale che, come dire, ha lasciato un segno tangibile nella pallamano italiana, è stato allenatore, è stato, insomma, un personaggio che come atleta e come uomo penso sia,
come dire, non può essere che preso a riferimento come esempio e per sprone anche per far meglio nel futuro. Ecco, uno degli eroi di Kumamoto, come siamo soliti accompagnare e ricordare quella avventura in Giappone. Ma cosa devi ritrovare l'Italia? Lo chiedo prima a Massotti e poi a Brasili per ritornare a quei livelli. Deve solo... Accadeva 20 anni fa. Sì, deve solo ritrovare... ritornare a quei sistemi di lavoro, ma soprattutto non parliamo che una cosa è difficoltà della nostra federazione, della nostra pallamano, perché in genere, se possiamo vedere, è tutto lo sport italiano che attraversa un momento di crisi, e questo il CONI se n'è accorto investendo molto su progetti scolastici, sui centri CONI. Dobbiamo ricreare gli atleti prima che i giocatori, cioè adesso purtroppo i ragazzi arrivano in palestra che hanno difficoltà atletiche, non sanno correre, non sanno, perché prima queste cose venivano dal cortile, dalla strada. E questo invece dobbiamo, invece prima noi andavamo in campo e gli allenatori pensavano solo a indicarci la via. Perché avevate già una base, sì, di partenza. Ecco Gianluca Brasini, cosa deve fare la federazione invece per riattivare un circuito virtuoso? Mi verrebbe da dire che Settimio ha ragione, cioè bisogna avere anche molta pazienza. Io capisco che cioè, i risultati uno li vorrebbe vedere concretizzati nel volgere di pochi mesi, ma non può essere così in nessun campo della vita. Quella generazione di cui si parlava prima, che non era nata... Generazione di cui tu hai fatto parte a pieno titolo, sì, ecco, non nascondiamo gli anni. Di aver fatto parte... Ma non è che era nata per caso, era figlia di un movimento che era in grande crescita dalla base. Certo. E quindi è chiaro che dopo quello che si era, come dire, selezionato in quegli anni, era il meglio di quello che quella forte, diciamo, crescita aveva prodotto. È ovvio che dopo aveva portato dei risultati, ma ci ha messo 20 anni, 15 anni, 20 anni. Adesso io non dico che ci vorranno 15-20 anni per tornare a fare quei risultati. Speriamo proprio di no, però è ovvio che il lavoro, che non può essere, diciamo, un lavoro solo ed esclusivamente sulla base, perché devi lavorare chiaramente anche sulle squadre nazionali, su quello che hai in mano oggi, deve comunque richiedere un tempo di programmazione, di conversione in risultati che deve essere ragionevole, deve essere congruo. Bene. Io ringrazio Gianluca Brasini, ti lascio proprio un minuto per salutare Settimio Massotti, insomma, se hai voglia, insomma, anche di riavviare qualche discorso in sospeso, no? No, Gianluca è un grande, lui non dice perché è molto umile, ma faceva parte del nostro gruppo. Avete ma... vinto la Coppa Italia insieme, sì, no? Insieme, giocando a Prato. È una fantastica squadra di Prato, però lui l'ho incontrato tante volte come avversario, era molto dura. Che menava, eh? No, giocava bene, era proprio... saltava, tirava molto bene, era un bel giocatore proprio. Massotti menava, no Gianluca? No. Beh, noi in campo le mazzette non ce ne risparmiamo. Anche l'allenamento. L'allenamento. Guarda, quando giocavamo a Prato avevamo una squadra, una rosa talmente ampia che le nostre partite della classica, quella che si dice la partitella, era molto intensa della partita, spesso della partita del sabato. Perché bisognava conquistarsi posto da titolare, sì, giusto? Sì, proprio così. Bene, grazie, grazie Brasini, grazie, buon lavoro anche nella carica di consigliere federale, grazie per questa partecipazione ad Handball Mania. Ora, Settimio, lasciamo da parte i ricordi, sì, certo, e concentriamoci sull'attualità, facciamo il punto sul girone B del massimo campionato maschile, girone B che vede in assi di partenza proprio il tuo Teramo, vediamo. Cologne riposa, Bologna vince e ne approfitta. Primato solitario, almeno per ora, nel girone B della Serie 1 maschile dopo le gare della quarta giornata. Sì, perché la squadra del tecnico Beppe Tedesco mantiene la sua imbattibilità stagionale espugnando il Pala Cavina di Imola, casa del Romagna. I padroni di casa reggono per un tempo, vanno a riposo sotto di 3 reti, poi Bosniak e compagni dilagano fino alla 36-21 che chiude i giochi. Dietro, classifica alla mano, stagione fino ad ora più che positiva per la neopromossa Padova, salita a quota 5 punti dopo il netto successo sul Tavarnelle, un 27-20 che lascia più di qualcosa da mettere in ordine per il tecnico dei toscani Lalic. Giocare in casa fa bene anche alla Cingoli, ora a 4 punti grazie al 31-24 rifilato al Modena, e il pubblico del Pala Acquaviva è linfa vitale anche per Teramo, 25-20 alla Carpi e Abruzzesi che oltre ai 2 punti si godono un Pierluigi Di Marcello tra i pali, sempre più uomo chiave.
Noi cercavamo questo, cercavamo la conferma, perché oggi abbiamo dimostrato che la partita contro il Bologna è stato un blackout casuale, perché in realtà abbiamo fatto un buon precampionato, stiamo cercando i giusti ritmi, le giuste alchimie, i giusti automatismi per poter esprimerci al meglio. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo messo in difficoltà un Carpi che ha un roster comunque invidiabile. Pallacquaviva di Teramo, insomma, catino storico della pallamano italiana. A che punto è il progetto Teramo, secondo te, Settimio? Ah, buon punto. Il catino, sì, solo che ci bisogna un po' di più spazio perché è talmente piccolo. Adesso Teramo è una città di appassionati, dunque la gente va ancora a seguire questo sport bellissimo, però l'impianto è un po' piccolino. Teramo è un buonissimo punto. Innanzitutto il lavoro di Fonti, Marcello che è un altro reduce, certo, è un altro grande giocatore che imprime porta grinta alle sue squadre. Il Teramo ha fatto un lavoro difensivo eccezionale, una difesa aggressiva al punto giusto che ha limitato tantissimo i tiratori del Carpi. E poi abbiamo delle veloci ripartenze, è bello perché sono quasi tutti teramani e alcuni altri giocatori sono abruzzesi, dunque veramente rispecchia... Abruzzo, terra di grande, sì, grande, sì, tradizione di pallamano. Diamo uno sguardo con l'aiuto della regia al quadro completo, la classifica, al comando il Bologna che sembra avere in questo girone una marcia in più, reduce peraltro anche dal netto successo del derby con il Romagna, no? Bologna, sì, sì, Bologna, ho anche visto la partita con il Teramo, mi ha impressionato perché è una squadra giovane, giocano molto bene in velocità, penso, credo, non vorrei offendere qualcuno, una, diciamo, pallamano abbastanza moderna. Certo. Beh, sotto questo aspetto la presenza di Beppe, sì, Tedesco, certo, un altro reduce. Sì, ritmi alti, questa saga degli eroi giapponesi, cioè, no? Insomma, una sorta di samurai. L'uso della panchina, l'uso adeguato della panchina, dunque questo permette ritmi anche alti, però devo dire che forse fra i tre gironi è quello equilibrato, ma forse un po' più debole degli altri. Questo poi lo verificheremo. Intanto dall'Italia un salto in Europa, c'è pronto Matteo Aldamonte in postazione, come sempre puntuale con l'appuntamento con la Champions League maschile. Eh sì, perché questa settimana è stato veramente spettacolo allo stato puro. Intanto due pareggi, Kiel contro Flensburg, il derby di Germania 20-20, pochissime reti, tantissime invece tra Kielce e Vespremin Polonia 32-32, il Vardar che batte il Barcellona. Questi sono i risultati più eclatanti, ma davvero spettacolo di altissimo livello sui campi. Andiamo a vedere la clip dei migliori 5 gol con l'aiuto del nostro touch, i migliori 5 gol di questa settimana, la top 5 confezionata dalla EHF. Alla posizione numero 5 Ljubo Vukic, il giocatore croato del Meshkov Brest, con una volée, un servizio al volo, gol che siamo soliti vedere in Champions League, ma sempre molto spettacolare. Posizione numero 4, una gran giocata questa di Alex Dushebaev, il mancino del Kielce, cambio di direzione verso l'esterno e poi anche giocata, grande finezza, effetto al pallone, tutta la potenza di Zarko Marković, giocatore di origini croate che però gioca con la nazionale del Qatar. Guardate un po' che gol invece di Mario Sostaric, giocatore sloveno, servizio al volo e poi girella, davvero incredibile questo gol, grandissima tecnica. Questo gol meriterebbe di stare alla numero uno, ma no, perché c'è una rete pazzesca. Questo davvero è contro le leggi della fisica, un gol di questo livello. Nicolas Tournat, pivot del Nantes, che gol ha fatto, mamma mia, davvero una giocata incredibile. Facciamo dire a Settimio Massotti. Sì, a questi livelli, è chiaro, loro a questi livelli si gioca su abbinare l'agilità e la potenza in maniera straordinaria. Ma quasi costretti sono i giocatori, perché il time è talmente breve, sì, e non possono, devono tirare sempre sul tempo, e dunque si vedono molti gol in acrobazia, anche al volo, che da noi si usano quando la partita è andata su. Invece loro utilizzano proprio una costanza, perché limita l'esecuzione e la difesa interviene il meno possibile. Speriamo di poter ammirare giocate di altissimo livello, ma siamo certi, avverrà di sicuro, nella Supercoppa italiana che si assegna sabato, finale unica a Bolzano, si affronteranno le rivali di sempre, Bolzano e Fasano. Vediamo il servizio e poi ne parliamo con Settimio Massotti.
10 volte in finale. Per ricordare, un duello delle stesse proporzioni è necessario tornare probabilmente ai tempi di Trieste e Rovereto. Bolzano-Fasano si candida di diritto a diventare il confronto che più conta nella storia della pallamano italiana. Saranno ancora una volta loro altoatesini e pugliesi ad affrontarsi, infatti, per il primo titolo della stagione 2017-2018. Si gioca per la Supercoppa in palio il prossimo 21 ottobre dalle ore 16 alla Pala Gasteiner di Bolzano, in diretta su Pallamano TV. La sequenza di titoli contesi da queste due compagini è realmente impressionante: 4 volte in finale scudetto, 4 in finale di Coppa Italia, altre 2 in Supercoppa, la terza arriverà sabato. Vedremo se cambierà bacheca, visto che il trofeo fa bella mostra di sé in casa del Fasano, vincitore dell'ultima edizione, quella dello scorso anno. E anche stavolta, come nella passata stagione, si gioca per la Supercoppa a campionato iniziato. Qualche messaggio Bolzano e Fasano l'hanno già mandato alle ambiziose concorrenti: 4 vittorie in altrettante partite, punteggio pieno e un ritmo che fino ad ora solamente Conversano nel girone C ha saputo tenere. Insomma, avversari di sempre e avversari anche quest'anno, Bolzano e Fasano. Sarà partita vera, non potrebbe essere altrimenti. Sì, è il primo obiettivo stagionale. Quest'anno giocheremo a Bolzano, un motivo in più per dare il 100%, per poter riuscire a strappare in questo caso questo titolo al Fasano, che ha vinto l'anno scorso. È il nostro primo obiettivo stagionale, così come l'obiettivo del Bolzano. Ormai è la partita degli ultimi anni, ci conosciamo a memoria, sappiamo che questa è una partita dove c'è poco da studiare o da prepararsi, bisogna dare tutto, soprattutto per la Supercoppa, una partita secca, quindi si giocherà non sul doppio confronto ma sulla partita unica. E comunque andiamo lì convinti di potercela giocare, siamo i detentori del titolo e vogliamo comunque difenderlo, pur rispettando l'avversario che sappiamo che è molto forte. Sarà partita vera sabato a Bolzano, dei toni tecnici ed agonistici immagino molto alti e sostenuti, no, Settimio? Sì, sicuramente sono le tre squadre. Io aggiungerei quest'anno anche il Conversano, mi fa una buona impressione, pare più forte d'Italia perché hanno una buona programmazione, la società lavora bene, convogliano lì i migliori giocatori, i migliori giovani, e dunque possono lavorare anche possono anche lavorare bene durante le sedute di allenamento, e poi hanno delle squadre veramente forti, fornite di grossi campioni. E in delle partite equilibrate a volte sono questi campioni che decidono le partite. I numeri della Supercoppa, Matteo? Sì, noi l'abbiamo chiamata la finale infinita perché ci siamo divertiti a raccogliere un po' di dati che vediamo subito con l'aiuto della grafica, un po' di dati veramente significativi. È la decima volta che queste due squadre tra la stagione 11-12 e quella scorsa si affrontano in finale. 4 finali scudetto con 2 vittorie ciascuna, 4 finali di Coppa Italia, 2 vittorie ciascuna, 2 volte in finale di Supercoppa, 1 vittoria ciascuna, equilibrio assoluto. Nelle finali scudetto è compresa la serie di finale, quindi sono 14 in totale i precedenti, 7 vittorie per parte, quindi equilibrio totale. Ma sabato inevitabilmente cambierà qualcosa in questa... si sposterà l'equilibrio. Un altro dato, l'ultimo interessante: 10 di queste 14 partite sono finite con uno scarto non superiore alle 2 reti, quindi davvero sempre grandissima lotta tra queste due squadre. A testimonianza del grande equilibrio, chi vedi favorito? Bolzano, padrone di casa, o Fasano che giocherà a Bolzano proprio con la, insomma, anche con quella cattiveria agonistica che è tipica poi della squadra di Ciccio Ancona? Allora, a questi livelli dare un vantaggio fattore campo non me la sento, anche perché il Fasano ha dimostrato più di una volta di giocare benissimo anche fuori casa, a parte che sono seguiti sempre dai tifosi, e sono una squadra, entrambi non mollano mai, dunque la partita anche quando sembra chiusa c'è sempre una squadra che la riapre. Assolutamente. E ripeto, essendoci buoni portieri sicuramente da quel punto di vista ci può essere differenza, ma anche forti giocatori. Forse il Bolzano nutre una batteria di terzini un po' superiore, ma dall'altra parte il Fasano ha dei pivot e ali anche altrettanto forti. Dunque vedere quale anche tattiche degli allenatori. Partita tutta da gustare, a partire dalle 16 sabato in diretta con Pallamano TV, con un ampio prepartita e un importante post partita. Facciamo però il punto sul girone A, che non andrà in ferie nonostante l'impegno del Bolzano, cosa che avverrà anche per quanto riguarda e concerne il girone C. Vediamo il servizio.
Bolzano è ancora la squadra da battere. La formazione di Alessandro Fusina lancia segnali inequivocabili alle inseguitrici nel quarto turno del campionato di Serie A1 maschile. Prova di forza dei campioni d'Italia che fanno loro un derby d'Alto Adige bellissimo in casa di Bressanone. Cornice di pubblico da grandi occasioni e ritmi forsennati in una partita che i padroni di casa guidano nel punteggio per 28 minuti e che Bolzano ribalta con un avvio di secondo tempo dirompente. Finale 31-28, nota a margine, un Alessio Moretti sontuoso, miglior realizzatore della partita con 9 reti e sempre più trascinatore dei bolzanini. È difficilissimo giocare qui, siamo partiti devo dire molto male, siamo andati subito sotto di 4, di 5 se non sbaglio, poi abbiamo reagito da Bolzano, siamo riusciti a finire il primo tempo in parità e poi il secondo tempo con un break subito iniziale di 2-3 gol siamo andati subito avanti e poi diciamo abbiamo gestito, ci ha aiutato alla fine Mate, ha fatto due parate alla fine incredibili e quindi siamo molto contenti, era molto difficile. L'esperienza di Settimio Massotti ci raccontava che a microfoni spenti che il papà di Moretti era davvero un gran giocatore. Sì, insomma, solo, solo l'infortunio al ginocchio l'ha fermato, ma era un buonissimo terzino. E lui è e lui, in questo sì, momento. Si vede insomma, che il DNA non mente. Diamo rapidamente uno sguardo alla classifica, girone A del campionato di A1 che vede in testa il Bolzano, il Trieste, sorpresa della giornata con la netta affermazione sul campo della Cassano Magnago, occhio al team del professor Loduca. Prossimo turno con Merano Brixen, il derby altoatesino a tenere sicuramente desta l'attenzione di tutti. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, uno spot promozionale e poi ritorniamo di nuovo in studio. Il futuro del tennis è adesso. Il libro delle regole è stato riscritto. 8 nuove star stanno emergendo, pronte a calcare il campo. Il loro gioco è carico di personalità. Sono determinati a guadagnarsi un posto sotto i riflettori. Il campo di gioco esploderà di suoni e di luci. Sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto. Il gioco è cambiato. Next Gen ATP Finals. Acquista i tuoi biglietti oggi su nextgenatpfinals.com. Allora, riflettori puntati ora sul campionato femminile di A1, giunto alla seconda giornata, 5 le formazioni che guidano la classifica, il servizio firmato da Sabina Alessio. Pronostico, nessuna sorpresa in Serie A1 femminile dopo la seconda giornata di gare giocata nel weekend. Sono 5 le squadre a punteggio pieno, ma con appena 120 minuti giocati è ovviamente troppo presto per parlare di primato in classifica a tutti gli effetti. Certo arrivano conferme, in primo luogo da Salerno e Conversano. Campionesse d'Italia sul velluto alla prima stagionale al Palapalumbo, un 39-20 al Teramo che non lascia spazio a repliche. Conversano archivia invece la pratica Ariosto-Ferrara, 31-20 il finale al Palaboschetto in casa delle Emiliane. Fa certamente più notizia la seconda vittoria stagionale di Oderzo, esordiente assoluta in A1 e che davanti al pubblico del Palamasotti liquida con un 31-21 senza storia la pratica estense. Due partite e due vittorie anche per la Casa Grande Padana, trascinata dai gol di Furlanetto nel 22-17 casalingo contro Flavioni. Non vanno oltre il pareggio Dossobuone e Bressanone, inchiodate sul 23-23, mentre nella partita di cartello il Cassano Magnago fa suo il derby lombardo in casa di una Leonessa Brescia che ritarda ancora il proprio appuntamento con la prima vittoria stagionale. Stati d'animo certamente diversi in casa Cassano Magnago, dopo un inizio di campionato da incorniciare. Sapevo che era una partita difficilissima. Abbiamo approcciato bene alla gara, ma solo un tempo, perché poi il secondo tempo non siamo entrati in campo. C'è da lavorare, dobbiamo tornare con i piedi per terra, essere concentrati, perché abbiamo praticamente regalato i palloni al Cassano e questi sono errori probabilmente di concentrazione. Un primo tempo da dimenticare, nel senso che non eravamo proprio in partita, in un secondo tempo invece dove abbiamo dimostrato forse di avere più energie e più corsa nelle gambe rispetto al Brescia. E siamo contente sicuramente perché vincere in trasferta per noi è sempre un po' un tabù, ma continueremo spero su questa linea. Settimio Massotti reduce da due stagioni trascorse proprio all'interno con il suo Teramo movimento femminile. Che campionato immagini? Con più equilibrio rispetto agli ultimi due o vedi ancora Salerno e Conversano, Iomi e Indeco una spanna sopra le altre? Sinceramente vedo ancora Salerno e Conversano. C'è equilibrio però dal basso, dopo dalla terza posizione in giù, questo sì.
ma le due squadre anche viste all'opera, ma si vede anche dalla classifica che vengono premiate tutte quelle squadre che hanno dato continuità al lavoro, quelli che hanno cambiato meno, che hanno gli stessi tecnici, si vede che infatti sono tutte prime a punteggio pieno, eccetto l'Oderzo, però l'Oderzo certo. È formata da giocatrici esperte. Regina del mercato. Tutte quelle che hanno cambiato qualcosa, ad esempio il Brescia sulla carta è una squadra molto forte, però si vede che i cambiamenti devono... Bisogna un po' di tempo per trovare l'equilibrio giusto. Abbiamo prima fotografato un po' la situazione del movimento maschile. Ecco, il movimento femminile che tu conosci bene, essendo stato protagonista nelle ultime due stagioni, di che salute gode rispetto a... Non male, io l'ho visto all'opera, le due partite che hanno fatto va bene, e questo dimostra quello che ci siamo anche detti, cioè c'è bisogno di ritmo, di incontri a certi livelli, perché si è visto chiaramente che dopo la partita in Polonia con il Montenegro già era un'altra squadra, e mi hanno impressionato, vuol dire che abbiamo delle giocatrici, bisogna mettere in condizioni di lavorare bene, soprattutto ripeto, più il campionato sia nel maschile che nel femminile diventa forte e competitivo, più loro hanno abitudini a certi ritmi, anche negli errori, è un conto quando vinci facilmente, sbagliare una palla non significa niente, questo crea il campo per quando si incontrano incontri internazionali a un certo livello. Gode sicuramente di buona salute la stella della pallamano italiana, vero Matteo? Annika Niederwieser, che è tornata in campo in Champions League nel fine settimana. Abbiamo anche qui una clip che ci racconta del ritorno al gol della nostra probabilmente miglior giocatrice in questo momento per quanto riguarda la nazionale femminile, perché è andata a segnare contro il Vardar due reti per Annika, che ha fatto esplodere di gioia naturalmente il pubblico, fa esplodere di gioia, lo immaginiamo, non l'abbiamo visto, ma anche Riccardo Trillini che sì, l'attende in nazionale, e Annika ha voluto dedicare al pubblico, agli spettatori di Handball Mania, anche un piccolo saluto per il supporto ricevuto al momento del suo ritorno in campo. Ciao a tutti gli appassionati di Handball Mania. Vi ringrazio tanto di avermi sostenuto e ci vediamo presto in campo. Ciao! Ecco, ci vediamo presto in campo, è quello che speriamo anche noi, quanto prima, ecco. Bene, grazie Matteo, in bocca al lupo ad Annika. Troppo importante, no? Un giocatore del genere per spostare un po' gli equilibri della nazionale femminile. Sì, veramente è una giocatrice di livello, lo dimostra il fatto di essere una, forse l'unica giocatrice fra femminile e maschile ad aver calcato certi parquet, anche con un certo livello, esatto, è giovane, anche lei figlia d'arte, perché il papà è un grandissimo portiere, l'aspettiamo perché sicuramente la nazionale ha bisogno, sì, un gioco di squadra ok, però ci vuole sempre giocatrici come Niederwieser che aprono gli spazi a tutte le altre. E la pallamano italiana ha ancora tanto bisogno di Settimio Massotti e di tutti coloro i quali hanno contribuito negli anni a far crescere il movimento, che ci auguriamo possa riprendere la sua marcia verso vette importanti, quelle che tutti quanti auspicano e che il movimento merita. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie, in postazione touch. Diamo soltanto l'appuntamento per sabato alle 16. Abbiamo detto della prepartita, quindi attorno alle 15.40 prepartita, poi alle 16 il fischio d'inizio, finale di Supercoppa in diretta su Pallamano TV, Bolzano contro Fasano. Bene, grazie Matteo Aldamonte, ancora grazie a Settimio Massotti, grazie per aver accolto il nostro invito. Nel prossimo numero, nel prossimo appuntamento di Handball Mania, soffermeremo la nostra attenzione in particolare sulla regione C del massimo campionato maschile. Per questa sera è tutti, non ci rimane che salutarvi e augurarvi buon contagio a tutti. Contagiatevi con la palla a mano, sport straordinario. Arrivederci.